Quartiere La Palma, Luca Bodano dal 1999, non è un residente, ma ha uno sguardo attento sul rione essendo un commerciante. Qual è l'aria che tira? Beh, l'aria che tira in quartiere, insomma, è un quartiere che va avanti abbastanza bene, solo che ultimamente, insomma, le famiglie hanno difficoltà, insomma, a raggiungere il fine mese per via del fatto che comunque hanno molti figli a carico anche di età 50 anni, 40 anni, perché comunque questi ragazzi sono disoccupati e non hanno possibilità di andare a vivere per conto loro, quindi gravano comunque sul bilancio familiare perché devono comunque vivere a carico della pensione. Quindi quando si parla di una pensione media e di due figli a carico che hanno una certa età, che hanno comunque delle esigenze, si fa difficoltà ad arrivare a fine mese. La Poi Palma è un rione popolato da anziani e quindi, insomma, tra la sua clientela, lei vende carne. Sono questi i problemi che raccontano i clienti tra una chiacchiera e l'altra? beh sì, la maggior parte sì, soprattutto le persone di una certa età. Poi insomma questo quartiere man mano si sta ringiovanendo perché molte case sono state vendute perché comunque i genitori di una certa età sono andati via, sono venuti a mancare, quindi si cerca di realizzare quello che si può. Insomma, la casa lasciata dai genitori non si può mantenere perché comunque i ragazzi e gli eredi si ritrovano comunque ad avere una casa da tenere senza un reddito, quindi sono costretti comunque a dover affrontare delle difficoltà non facile sicuramente. Quindi lì grava un pochino tutto anche sui negozi, perché Qui nel rione ci sono pochi negozi. sì, all'inizio che sono arrivato qua, insomma, c'erano molte persone già anziane. Adesso piano piano il giro d'affari si sta riducendo al minimo perché si sta anche un po' spopolando. Perché una volta andate via, morte le persone che hanno il reddito, rimangono i figli disoccupati che non sanno veramente come tirare avanti, quindi diventa Ci difficile. sono dei consigli che lei si sente di dare alle istituzioni, al comune? Che consigli si possono dare? Rivedere un pochino il sistema generale, insomma, l'occupazione, anche insomma, cercare di considerare un lavoro per ragazzi anche di una certa età, considerare quella fascia di ragazzi, cioè ragazzi, insomma, di persone che hanno superato anche i 35-40 anni e cercare di creare un impiego in maniera che non so, da occuparli per un servizio pubblico, per una pulizia, per qualcosa che comunque è socialmente utile, per far sì che abbiano anche un minimo di reddito.